per favore non lasciateci solo, perché noi lo facciamo per noi, per tutti voi, per i nostri figli, lo facciamo anche per i nostri ammalati. Stiamo morendo di malattia qua in questa città. Le rassicurazioni che dal prossimo 1 dicembre lo scalo aeroportuale di Crotone riaprirà non bastano. Il comitato cittadino Crotone deve volare lo ha ribadito a chiare note questa mattina nel corso di una manifestazione svoltasi presso lo scalo pitagorico. Ancora non siamo convinti, perché i proclami fino adesso ce ne sono stati tanti, però ci sono delle cose che ci sfuggono, ci sono delle incongruenze, ci sono delle incertezze. Ad esempio, una per tutte, ancora non si conosce il vettore. Ma vi sembra giusto? È possibile che a un mese dell'apertura non si possa conoscere il vettore? Noi ci siamo, ci saremo, staremo attenti, vigili adesso ed in futuro. E siamo ansiosi che arrivi il 1 dicembre per vedere effettivamente se le promesse che hanno fatto sono reali. Troppi dubbi, troppe le incertezze per i referenti del comitato. L'aeroporto riapre quando si vola, non quando si pulisce. Noi non voliamo solo con la pulizia dell'aeroporto. Ieri ci sono arrivate notizie di dipendenti che sono stati convocati, via dicendo, con contratti a un mese e mezzo. Se questo è il nostro futuro, è un futuro pieno di incertezze. Noi vogliamo certezze, noi chiediamo alla Sacra certezze. Abbiamo chiesto alla Sacra tre cose: nome compagnia, costo dei voli e piano di rilancio. Senza queste certezze l'aeroporto per noi non ha grosso futuro. Quella legata alle infrastrutture e al diritto alla mobilità è una battaglia che il comitato cittadino porterà avanti, ponendosi come spina nel fianco di una politica che per troppo tempo è rimasta sorda ai problemi e alle esigenze di un territorio che vuole recuperare il perduto. Antonella Marazziti per l'ACI News 24.